3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. 10 lode in pagella per il 10° lancio consecutivo su 10 programmati. Record di successi per il razzo Vega, il lanciatore italiano dell'ESA, costruito dalle industrie avio di Colleferro alle porte di Roma. Il razzo è partito senza problemi dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per mettere in orbita OPSAT 3000 e Venus, due satelliti per l'osservazione e il monitoraggio della Terra dallo spazio. La missione VV10, la quarta degli ultimi 10 mesi, ha consolidato la grande affidabilità di Vega. È la prima volta, infatti, che un nuovo lanciatore segue i primi 10 lanci dall'esordio senza riscontrare alcuna anomalia. Siamo pronti alla morte, l'Italia, siamo pronti. Venus è un satellite franco-israeliano nato dalla collaborazione tra la CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, e l'industria aerospaziale israeliana. OPSAT 3000, invece, è il primo satellite ottico militare italo-israeliano nato dalla collaborazione tra Telespazio e l'ISA e commissionato alle industrie Leonardo di Finmeccanica dal Ministero della Difesa italiano. Il satellite dal 2018 opererà assieme al sistema di satelliti Cosmos SkyMed per fornire alla difesa italiana informazioni di precisione e immagini in HD di diverse aree del pianeta. La soddisfazione del presidente dell'ASI, Roberto Battiston. Un razzo italiano che raggiunge il 10° lancio in 5 anni senza alcun problema, è un record mondiale, che porta a bordo il primo satellite ottico per la difesa italiana, che unendosi alla capacità unica dei radar di Cosmos SkyMed Second Generation permetterà al nostro paese di avere la capacità completa di monitoraggio del territorio per le applicazioni di difesa, di sicurezza. A Kourou, in rappresentanza del Ministero della Difesa, era presente anche una delegazione dell'aeronautica militare guidata dal capo di Stato Maggiore Enzo Vecciarelli.